Un saluto guardiani, bentornati, bentornati in questa versione estiva e vacanziera delle nostre video recensioni esotiche. Sì, perché torniamo con una video recensione esotica. Parliamo quest'oggi di un'arma del nuovo DLC del Casato dei Lupi. Trattasi di una delle tre armi esotiche arrivate con il DLC, il Casato dei Lupi. Eccolo qua. Fucile a pompa, signore dei lupi. Ho detto lupi 30 volte nelle ultime 20 parole. Però vabbè, allora, cosa dire? Partiamo subito intanto dalla skin. Skin, ovviamente particolare, personalizzata di questo DLC, simile alle altre due appunto che sono arrivate. Molto carina, può piacere o non piacere, insomma, a seconda dei propri gusti. A me personalmente non fa impazzire, però piuttosto che altre tipologie di armi la preferisco. E vediamo subito: danno elementale a fuoco, quindi danno solare, fucile a pompa, la tipologia, ma dopo vedremo che è un fucile a pompa molto particolare. Vediamo le statistiche. Le statistiche, purtroppo, ragazzi, non sono molto sicuro che queste statistiche siano veritiere. Partiamo dalla cadenza. La cadenza sembra bassa, ma in realtà questo fucile a pompa è come se sparasse tipo 3-4 colpi a raffica. Sembra quasi un fucile a ricognizione. Quindi penso che la cadenza che sia indicata qua sia la distanza, il tempo di attesa fra una raffica e l'altra. Comunque dopo vedremo in gameplay. In ogni caso la cadenza io ritengo che sia un po' più elevata. L'impatto è sicuramente ottimo. Quest'arma ha un impatto molto molto buono e molto molto utile sia nel PvE che nel PvP. Gittata quasi inesistente. Anche qua, per esempio, questa è una statistica e non mi trovo d'accordo con quello che vedo, perché appunto, in gioco la gittata effettiva che io riesco ad ottenere è molto più elevata rispetto ad altre armi con una gittata indicata simile a questa, come i fucili a fusione e gli altri fucili a pompa. Secondo me, appunto, non è probabilmente la particolarità dell'arma ha, tra virgolette, un po' fallato le percentuali delle statistiche. Fatto sta che la gittata che vedete qui non è veritiera, ma è molto più elevata, molto, è sufficientemente elevata. Stabilità molto buona, siamo intervenuti con i perk per essere comunque un fucile a pompa, e una velocità di ricarica medio-bassa e un caricatore da 30 colpi che è eccezionale. Partiamo subito con i perk. Allora, bocca da fuoco, quindi il primo trio di abilità abbiamo controllo di rinculo intelligente, balistica morbida e compensatore lineare. Allora, come vedete, controllo di rinculo intelligente, ve lo dico io perché si fa fatica a vederlo, comunque toglie un pizzico di gittata, aumenta un po' di stabilità e di impatto, che sono comunque già alti e preferisco tenere una gittata un po' più elevata. Appunto, con balistica morbida possiamo avere quel piccolo plus in più di gittata, quindi va bene balistica morbida. Compensatore lineare mi dà un altro filino di gittata e di impatto, ma mi toglie un altro po' di stabilità. Cosa dire? Sì, io preferisco usare balistica morbida, ma anche compensatore lineare potrebbe essere una soluzione. Adesso proviamo ad adoperarlo così. Perché? Perché nel secondo, vabbè, vediamo anche il primo perk, fuoco a bruciapelo, lo conosciamo già, quando si spara senza mirare la precisione dell'arma aumenta. Secondo trio di abilità, appunto, stavamo dicendo, se noi non intervenissimo con equilibrio perfetto, guardate la gittata quanto sarebbe, sarebbe praticamente nulla. Quindi, ricarica rapida, boh, non serve, abbiamo tanti colpi e comunque questo fucile a pompa è un'arma che è da utilizzare in situazioni in cui non è necessario ricaricare velocissimo, in maniera molto molto rapida. Comunque questa velocità di ricarica qua è già sufficiente. Caricatore esteso me lo porta da 30 a 39, quindi bah, direi che non serve più di tanto, mentre equilibrio perfetto mi dà quella stabilità in più che per farmi diventare
utilizzabile, sufficiente, appena più che sufficiente, il rinculo controllato dell'arma. Quindi con equilibrio perfetto possiamo permetterci di usare anche compensatore lineare, oppure in alternativa, se non vi trovate bene con la stabilità, potete shiftare su balistica morbida. E ultimo perk nominale, come tutte le armi queste qua del DLC nuovo, esotiche, tocco del diavolo, le uccisioni forniscono più 3 di recupero ai guardiani vicini e dura 30 secondi. Ho detto una cazzata, non è su tutte le armi, almeno non credo. E cosa significa? Significa che quest'arma è un'arma molto compagnona, perché le uccisioni forniscono più 3 di recupero ai guardiani vicini e dura per 30 secondi, quindi è molto molto buono, ti dà quel recupero in più che ti serve per esempio alla prigione degli anziani. Quando si è vicini, nella prigione degli anziani, quindi un'attività PvE, può essere molto utile quest'arma, perché appunto ti dà quel più 3 di recupero di energia ai tuoi compagni di squadra. Idem volendo per il PvP, c'è chi si diverte molto con quest'arma in PvP perché comunque tiene molti colpi e è una di quelle armi che, un po' come l'arco spezzaregine, bisogna saperci fare PvP per potersi divertire a usarlo, anche un po' come l'oltre il nulla. Quindi, bah, io in PvP non lo uso, non l'ho neanche provato, ma lo proverò. In PvE devo dire che è un'arma molto divertente. Adesso vediamo un po' di gameplay, vediamo come si comporta l'arma, che è la cosa più curiosa, e vediamo anche uno dei due perk, perché questo qui del tocco del diavolo non posso farvelo vedere, anche se insomma è molto chiaro come funziona. Bene, andiamo in gameplay e eccoci qua, guardiani, sulla nostra amata luna e con il nostro povero Astore che durerà molto poco anche questa volta. Eccolo qua. Allora, signore dei lupi, guardate che bella skin che ha in game l'arma, molto particolare. Vediamo subito fuoco bruciapelo. Avete visto la stabilità dell'arma con fuoco a bruciapelo, piuttosto che, come potete notare, cambia abbastanza. Guardate anche la capienza di colpi, 183 trasportabili e 30 caricati, ed è un'arma secondaria, un'arma speciale, quindi è ottima come cosa. Aspettate, perché qua c'è un po' di casino. Dicevo che la gittata non è male, come potete vedere, rispetto a anche, intanto guardate, è devastante, è veramente devastante. Avete notato che spara raffiche da 3 colpi, se non sbaglio, quindi è eccezionale sta cosa. Non è un normale fucile a pompa. Dove cavolo scappi? Eccolo qua. Come avete potuto notare, la gittata nei normali fucili a pompa, da queste distanze qua a cui ho sparato, difficilmente fanno tutto sto danno, ma l'impatto e anche il fatto che la gittata, secondo me, non è realmente indicata nelle statistiche dell'arma, fanno sì che sia effettivamente più alta. Comunque è un'arma molto molto divertente e molto molto utile, anche perché la trasportabilità di munizioni così alta su un'arma speciale, ti può salvare in molte situazioni. Ed eccoci arrivati ai saluti anche per questo video, cari guardiani. Io dalla luna, dalle lande desolate della luna, purtroppo qua i lupi non vanno in ferie, i guardiani non vanno in ferie, non si vanno a fare un giro al mare perché c'è una guerra in atto, poveri loro, quindi insomma. Io vi auguro intanto buone ferie e buone vacanze, in ogni caso se siete in vacanza, se potete andarci, se ci state andando, e vi auguro lo stesso, come sempre, buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani!